benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Partiamo con la festa di Sant'Antioco Martire il 14 e 15 aprile. Al via la 659esima edizione con gli immancabili appuntamenti con le pariglie e la benedizione dei scoccois offerti al santo. Poi stand di prodotti tipici, musica ed esibizione dei gruppi folk. Possiamo trovare tutte le informazioni sulla pagina del comune di Sant'Antioco. Il 15 aprile a Ghilarza, Muristenes in Berano. Alla scoperta del novenario di San Serafino, tra i 100 Muristenes con percorsi storico-culturali, artigianato, arte, musica, balli e degustazione di prodotti tipici. Per avere maggiori informazioni possiamo cliccare sulla pagina Muristenes in Berano, dove troviamo anche l'evento. Spostiamoci in Ogliastra con Tortolì in Fiore il 14 e 15 aprile. È la manifestazione dedicata alle fiorate artistiche tra mostre, laboratori, percorsi enogastronomici, musica e tanto divertimento. Sulla pagina Facebook Tortolì in Fiore troviamo tutte le info sulla manifestazione. A Seulo, il 14 e 15 aprile, Sorrosa e Padenti. È la festa dedicata alla peonia, la rosa rossa di montagna. Escursioni, convegni, laboratori saranno al centro della due giorni, con esibizioni di cori, gruppi, folk e maschere tradizionali. Sulla pagina Facebook dell'Ecomuseo Flumendosa Seulo troviamo tutti gli eventi con i programmi, le escursioni e i laboratori. Domenica 15 aprile a Tuili, Sagra de Supane al Rubio. Nel piccolo comune ai piedi dell'altopiano della Giara si festeggia il pane rosso, fatto con farina di grano duro, uva passa, zafferano e scorza d'arancia. L'evento è pubblicato sulla pagina della Proloco di Tuili con tutte le informazioni sulla festa. Primavera al mare a Torre dei Corsari. Il 15 aprile la quinta Sagra dei Ricci con degustazioni e aperitivo a cura degli alunni dell'Istituto Alberghiero di Arbus. Poi pranzo a base di piatti di mare innaffiati dall'ottimo vino del Campidano. Sulla pagina Associazione Comunione Torre dei Corsari il programma completo e i numeri utili per richiedere informazioni. Sabato 14 aprile, Cheremule in festa. A spasso tra le vie del paese si potranno degustare i vini locali e assaggiare i piatti tipici della tradizione. Per saperne di più possiamo dare un'occhiata all'evento postato sulla pagina Associazione Sportiva Cheremule. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it. Bentornati, siamo sempre all'era della pizza in compagnia di Matteo. Oggi andremo a proporvi una pizza con impasto classico, il nostro impasto base qui all'era della pizza, che è un impasto integrale a 3 giorni di lievitazione, cosiddetto 3D. L'andremo a guarnire molto semplicemente: una base margherita con della mozzarella di bufala campana, il bordo alto, quindi a cornicione bello alla napoletana. Andiamo a infornarla. Come sappiamo, la pizza napoletana ha bisogno di più calore, di più spinta, proprio per far sì che il suo cornicione prenda subito temperatura e quindi l'evaporazione dell'acqua faccia aprire bene i suoi alveoli. Come vediamo, mi permetto di chiamarlo capolavoro, è venuto alla perfezione. Adesso lo andiamo a guarnire del carciofo fresco, che andrà proprio a sposare bene con la bottarega di tonno. Una pioccia.
la nostra pizza, amici, è fatta. Buon appetito, vi aspettiamo, cena agli punti, a pranzo a Fredda Nedda. Arrivederci. Con Mister Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Visita la nostra pagina Facebook e scopri gli altri vantaggi che ti possiamo offrire.